Buona serata, ben trovati le 18.02 in questo momento di questo martedì 2 novembre al termine di quello che è stato, mi auguro per tante e tanti di voi, un, un ponte, tre giorni di relax, di tranquillità, eh, di quelli che ci permettono eh, di staccare un po' dalla routine quotidiana. Eh, e di riprendere eh, come dire, quelle giuste energie, non solo per affrontare poi i giorni seguenti, come magari quello, quello di oggi, sempre faticoso, poi il, il rientro in quei lunedì che non sono veri lunedì, ma eh, di fatto sono dei martedì e arrivano dopo tre giorni di non lavoro, eh, ma soprattutto mi auguro che siano stati tre giorni utili per eh, pensare a come utilizzare anche diversamente le nostre eh, energie, diversamente meglio per eh, lavorare poi su noi stessi dal punto di vista professionale della crescita dello sviluppo eh, di tutto quello che eh, non è solo la nostra routine quotidiana al lavoro ma eh, sono le nostre eh, come dire aspettative eh, speranze di miglioramento di crescita continua questa eh, per me eh, è sempre una sfida importante, una sfida non facile, non tanto da vincere, ma da iniziare ad affrontare, perché quando parliamo di eh, formazione su quelle che sono le nostre competenze, non solo verticali, eh, ma anche orizzontali, quindi anche soft dal punto di vista professionale, beh, eh, interviene qualcosa a. a che spesso ci blocca, ah, sì, no, però adesso devo occuparmi di altro, adesso non ho tempo. Eh, questa cosa verrà successivamente. Ecco, mh, abbiamo costruito questa diretta di questa sera proprio per occuparci di questo e occuparci di questo in ambito HR. Il titolo altisonante che abbiamo voluto dare è Scopri come diventare un HR leader e mi rivolgo a tutte le colleghe e tutti i colleghi che operano in ambito risorse umane eh, e che un giorno, eh, come dire, eh, si vedono impegnati nella trasformazione delle proprie aziende, delle proprie persone e nel fare mille cose. Eh, riflettiamo su come possiamo lavorare in maniera diversa, riflettiamo su come possiamo incidere maggiormente in ciò che facciamo. Uh, riflettiamo uh, su come uh, si può essere di fatto uh, HR leader e su che cosa significa non essere semplicemente degli HR di un'azienda, ma essere quegli HR leader, quei change leader, quindi, che guidano la trasformazione di quell'azienda attraverso la propria funzione, attraverso il proprio lavoro, attraverso l'impatto che si ha sulle persone. Questa è una sfida enorme dal punto, uh, prima di tutto, del, del mindset, eh, del nostro atteggiamento, del nostro modo di vedere la nostra funzione e noi stessi. Io, lo sapete, sono tanti anni che, che lavoro, che collaboro in maniera eh, regolare eh, con... Eh, tutti voi in ambito HR con eh, devo dire ormai centinaia di eh, aziende differenti e sono eh, tanti anni eh, che vedo il punto di partenza come dire corretto trasformiamo insieme eh, prima in talent garden eh, in ambito digitale oggi con radical HR eh, in ambito non più di digital transformation ma di vera e propria people transformation ecco vedo sempre il punto di partenza giusto trasformiamo insieme la nostra azienda e poi eh, vedo Sempre un punto mancante. Eh, e qual è il punto mancante? Mi trovo a dialogare, eh, e mi permetterete la critica, visto che poi insomma siamo colleghi in ambito ICAR, eh, ci, ci lavoro eh, con voi da, da tanti anni. Eh, mi trovo sempre davanti a, a tante persone che operano in ambito HR dicendo eh sì però sai poi non dipende da me c'è l'amministratore delegato c'è il manager responsabile di quella funzione eh, dipende da loro io posso solo portare le cose dipende da noi e HR deve essere la funzione guida del cambiamento delle nostre aziende l'ho detto e lo ripeto HR deve essere la funzione guida di cambiamento delle nostre aziende. Quando ci accorgiamo che all'interno di un'impresa HR non è una funzione centrale, dobbiamo pensare di fare di tutto per cambiare questa realtà e questa percezione e qualora non ci riuscissimo, perché ci scontriamo contro altri colleghi della leadership o contro un amministratore delegato che non pensano che questo sia uh, la cosa da fare, Beh, dobbiamo cambiare azienda perché se è vero che gli anni 10 sono stati quelli della digital transformation, se è vero che all'inizio degli anni 20 abbiamo scoperto che la digital transformation non era conclusa, e lo abbiamo scoperto in epoca COVID, abbiamo scoperto che c'era ancora tantissimo da fare, beh, se tutto questo è vero, è altrettanto vero che gli anni 20 sono e saranno gli anni della people transformation cioè gli anni in cui riusciremo a concludere quel percorso di trasformazione digitale grazie al fatto, grazie alla scoperta, che la trasformazione digitale dipende dalle persone e che quindi dobbiamo trasformare le persone. È inutile fare il redesign organizzativo o inserire nuove tecnologie se non facciamo tutto quel change management per far lavorare le persone in maniera diversa. Ma chi lo deve fare tutto quello? Lo deve fare IT, lo deve fare eh, marketing, lo deve fare una funzione prodotto, ma ovviamente lo deve fare HR, ovviamente lo dobbiamo fare noi, ovviamente dobbiamo essere le persone, le donne e gli uomini che guidano quel cambiamento e allora dobbiamo essere dei veri e propri HR leader. Che cosa vuol dire essere un HR leader? Ne parlo con cognizione di causa perché da a maggio, quando abbiamo aperto Radical HR Club, lavoriamo quotidianamente con 310 HR di 228 aziende diverse. Lavoriamo alla loro trasformazione. Magari alcuni di loro, alcuni di voi, eh, insomma, sono collegati in questo momento. Lo facciamo con formazione, lo facciamo con confronto, lo facciamo con meetup. Radical HR Club non nasce per. Dare meramente formazione agli HR, nasce per aiutare gli HR nella loro trasformazione, per aiutare voi nella vostra trasformazione, per far sì che ogni HR in Italia sia un HR leader, cioè sia un change leader all'interno della propria azienda. E la sfida ovviamente è enorme, alcuni mi dicono: ah, Sei contento di avere 310 iscritti, grande successo non me ne frega niente di aver 310 iscritti, mi interessa che queste 310 persone tra un anno abbiano fatto una vera trasformazione all'interno delle aziende. Mi interessa che gli altri che si stanno iscrivendo oggi, vi ricordo a proposito che le iscrizioni sono aperte fino al 19 di novembre, quindi ci sono ancora eh... Beh, di, di 17 giorni, 18 compreso oggi eh, eh, andate su uh, radicalishar.it e, e trovate tutto naturalmente però mi interessa che tutte le persone che si, iscrivano, che si iscrivono a Radical HR Club poi diventino degli HR leader trasformino le proprie aziende cambino il modo di lavorare perché se non facciamo quello perdiamo competitività le nostre aziende perdono competitività perdono capacità di attrarre i talenti, perdono capacità di vendere al meglio i propri prodotti e i propri servizi. E allora, per questo motivo, ci serve, è essenziale, è urgente che ognuno di noi che opera in ambito HR diventi un HR leader. Che poi, ripeto, di nuovo, è il titolo di questa diretta di questa sera. Tempo di bere un pochino d'acqua e eh, vi spiego che cosa secondo me un HR deve fare per trasformarsi in un HR leader. Sembra tipo il momento della pubblicità. Ah, buona quest'acqua! È acqua, San No, non è il momento della pubblicità. È solo che ho bisogno, come dire, di, di respirare, di prendere fiato. Normalmente, in queste tante dirette che facciamo su LinkedIn, c'è sempre una, una persona con me. Questa sera sono io insieme a voi per. Uh scoprire come diventare HR leader. Allora, eh, la riflessione che, che, ho fatto, eh, che ho fatto, con, con Ilaria e testa che eh, è il content in Radical HR, è proprio quali sono le caratteristiche dell'essere HR leader. Bene, abbiamo individuate cinque. Pianificare, agire, misurare, la sottolineo perché una cosa che ci dimentichiamo troppo spesso, raccontare e ispirare, cioè pianificare il nostro lavoro, il lavoro dei team e il tempo. Agire vuol dire concentrarsi sul far accadere le cose. Se eh, vi è capitato di guardare il, il mio sito alessandrinmassa.com, vi sarà capitato di, di vedere una frase che per me è molto, molto importante che è Making things happen, far accadere le cose. Terzo punto, misurare cioè, l'impatto nel nostro lavoro, se un progetto o un'attività ha funzionato oppure no. Possiamo anche misurando, scoprire naturalmente eh, di eh, avere dei eh, fallimenti, di avere qualcosa che eh, non ha funzionato. Ma non è che dobbiamo nascondere tipo la polvere sotto il tappeto: eh beh, dobbiamo confrontarci anche con le cose che, che non hanno funzionato a volte. Quarto punto, raccontare sia ai colleghi della leadership, ai colleghi dell'azienda eh, il racconto passa da quella misurazione perché eh, il dato ricordiamoci sempre che eh, diventa informazione una volta che lo elaboriamo e allora è importante raccontare e poi raccontarlo ai nostri colleghi, a chi lavora con noi eh, in HR e il racconto è il preludio poi a una cultura del feedback e quinto punto per essere un HR leader, ispirare cioè mostrare anche all'esterno di essere i Char che hanno una visione, che hanno una direzione, che sono mossi da qualcosa e che, grazie a quel purpose, riescono poi a raggiungere eh, delle, delle mete e eh, ad attuare un cambiamento che di fatto è un cambiamento radicale. Pianificare. Agire, misurare, raccontare e ispirare. Queste sono le cinque caratteristiche che ogni HR deve avere per diventare un HR leader. Ogni HR deve avere, di conseguenza diventa un HR leader. Non possiamo più essere degli HR che non hanno queste cose, sennò che senso ha la nostra funzione? Io lo dico spesso in maniera cruda. Se dobbiamo continuare a fare HR come l'abbiamo fatto in passato, dobbiamo anche sapere che a un certo punto, e in un tempo molto più breve di quello che pensiamo, verremo sostituiti da delle macchine. Ci saranno dei computer che lavoreranno al nostro posto se semplicemente HR è gestione. Se HR invece è eh, pensiero, è innovazione, è cambiamento e trasformazione, non ci sarà mai macchina che ci toglierà il lavoro. Ma se semplicemente è gestione, beh, prepariamoci a essere sostituiti e quindi, eh, come dire, magari non formiamoci in ambito di charm, ma formiamoci in qualche altro ambito perché non avrà più senso uh, fare questa professione. Provo uh, a entrare un po' nel uh, dettaglio di quello che vi sto uh, raccontando uh, e di quello che vi voglio trasmettere. Eh, L'ho detto, lo scopo di Radical HR Club è far sì che tutti i nostri eh, membri, tutti i colleghi che fanno parte di questa grande community, diventino degli HR leader. Per essere un HR leader dobbiamo imparare a pianificare, agire, misurare, raccontare e ispirare. Che cosa eh, vuol dire più nel dettaglio pianificare? Allora noi. I giorni, lo abbiamo fatto sicuramente anche oggi al ritorno da questi tre giorni, come dire di pausa. Rispondiamo alle emergenze che arrivano dal business è un buon modo di lavorare? Pausa, silenzio, rispondete voi: no, ovviamente, no. Noi HR dobbiamo imparare dal business a pianificare le nostre attività. Dobbiamo darci e dare. Eh, ai nostri colleghi, al nostro team, obiettivi, obiettivi dell'anno, gli obiettivi del 2022, che poi diventano trimestrali, che poi diventano mensili, che poi diventano settimanali. Abbiamo fatto qualche settimana fa all'interno di Radical HR Club un straordinario meetup eh, condividendo practice di eh, HR Business Review. HR business review le business review non esistono solo su sales devono esistere su tutte le funzioni devono esistere su HR cosa penso di fare il mese prossimo cosa ho fatto il mese scorso com'è andata, come ho misurato eh, che cosa ha funzionato e che cosa no non solo obiettivi concreti come non so, assumere 25 persone ma anche obiettivi più alti come migliorare il processo di assunzione l'altra cosa che noi HR dobbiamo uh, imparare a pianificare è il nostro tempo dicendo per esempio no all'ennesima riunione inutile. Qua, beh, insomma, eh, eh, tutti gli iscritti a Radical HR Club eh, che sono già nel club e tutti quelli che si stanno iscrivendo eh, adesso avranno con noi il primo dicembre questo eh, anteprima di questo nuovo corso eh, che io trovo straordinario per come lo stiamo costruendo, che è la riunione perfetta, corso che poi eh, sarà disponibile per tutti dal, dal prossimo anno. Eh, quello è uno dei primi grandi temi. Smettiamo di fare troppe riunioni, eh, smettiamo di dire eh, no, ma una call, un'altra call in sovrapposizione a una call. Ecco, noi dobbiamo trovare il 20% di attività che ha un impatto sull'80% dei nostri risultati. Sto mi reinventando niente, è il principio di Pareto, ne avrete sentito parlare mille volte. Dobbiamo imparare a sottrarre per avere un impatto maggiore. Eh, dobbiamo. Oh, Pianificare le nostre attività, il nostro tempo. Ecco, eh, questa è la grande sfida. Poi di metodi per la gestione del tempo, ne parlavo oggi con insomma, direttrice generale e responsabile del digital di un'importante azienda editoriale italiana. Ne chiacchieravo oggi a, a pranzo. Ognuno poi può avere il suo metodo di gestione del tempo. Io e il mio all'interno di Radical HR Club stiamo proprio costruendo una, un, un corso che rilasceremo poi a gennaio per tutti gli iscritti. Eh, sulla gestione del tempo, specifica per il mondo HR, perché poi insomma esistono dei verticali. Ma non importa che sia un metodo o l'altro, ma dobbiamo avere un metodo di gestione del tempo. E questa è, eh, come dire, eh, tutta la parte dedicata alla pianificazione. C'è eh, la parte dedicata all'azione. Agire vuol dire impegnare tutta l'energia affinché qualcosa accada. Non possiamo pensare, pianificare, non so, adesso faccio un esempio sportivo, visto che usciamo da un weekend eh, di calcio, visto che di calcio sono appassionato, non possiamo pianificare come tirare un rigore, ma poi non andare con tutti i nostri muscoli in tensione per colpire nel modo più preciso e nel modo più potente la palla per mandarla in, in porta. Ecco, eh, se pianifichiamo bene le cose, le dividiamo in piccole attività e poi facciamo una dopo l'altra le piccole attività scopriamo che alla fine le cose sono accadute per davvero. Noi HR possiamo imparare ad applicare eh, questo metodo, possiamo avere un mindset agile o agile, tradotto in italiano, nelle nostre attività quotidiane, eh, ci riusciamo naturalmente se capiamo che far accadere le cose non è fare una cosa gigantesca tutta insieme. Ma è scomporla in micro azioni ed eseguire un'azione dopo l'altra, ma non in maniera casuale, avendole pianificate prima e quindi sapendo: faccio un esempio banale, che se settimana prossima dobbiamo andare a Roma, per andare a Roma dobbiamo decidere che mezzo utilizzeremo dobbiamo comprare i biglietti o procurarci l'auto, dobbiamo arrivare per tempo in stazione, o far benzina, eccetera, eccetera. E quindi è la programmazione a gambero per raggiungere un nostro obiettivo. Quando poi siamo nella singola azione non dobbiamo riattivare o risprecare energia del nostro cervello per dire ma adesso che cosa devo fare? Dobbiamo sapere che cosa dobbiamo fare e poi agire. Nel, nel primo slot, agire nel secondo slot, agire nel terzo slot e quindi mettere la nostra massima eh, capacità nel fare la singola azione. E poi arriva il momento della misurazione. Ecco, nella pianificazione e nell'azione è, è importante avere in mente che le nostre azioni dovranno essere misurate. Se le nostre azioni dovranno essere misurate, dobbiamo scegliere quali sono i KPI da misurare e dobbiamo poi darci degli obiettivi per capire se li abbiamo raggiunti oppure no. È importante farsi questa domanda. Come saprò se questo progetto è andato bene oppure no? Perché troppo spesso facciamo le cose senza farci preventivamente questa domanda. Il risultato è che compiamo delle azioni e alla fine del progetto diciamo, ah, progetto finito. Come è andato? Ma secondo me è andato bene. Ma come secondo me dobbiamo vivere di nostre percezioni nell'era dei dati? Dopo quella famosa copertina eh, del, del Time che diceva che i dati sono il nuovo petrolio, davvero dobbiamo vivere ancora di percezioni? Ovviamente no. Ecco, vuol dire che abbiamo pensato al nostro lavoro, lo dicevo prima, in vista di una business review. Vuol dire che abbiamo definito dei KPI e che ci siamo dati degli obiettivi per quei KPI e che poi scopriamo se li abbiamo raggiunti oppure no. Non dobbiamo mai aver paura di non aver raggiunto i risultati. Dobbiamo sempre aver paura di non sapere se abbiamo raggiunto oppure no i nostri risultati. Quarto punto fondamentale per riuscire a essere degli HR leader, per diventare degli HR leader. Raccontare. L'era dello storytelling. Conosciamo benissimo quest'arte, conosciamo l'arte del racconto. È in fondo parte del DNA di ognuno di noi, eh, è storia del nostro paese. Eh, Alessandro Baricco ci ha costruito eh, una scuola sopra, eh, con grande successo, eh, su tutto quello che è storytelling e capacità di narrazione. Ecco, noi HR dobbiamo imparare a raccontare meglio alle nostre persone ciò che abbiamo intenzione di fare e ciò che abbiamo fatto. Non, come dire, calando le nostre decisioni dall'alto, ma chiedendo feedback, raccontando con parole semplici ed empatiche, cioè mettendoci nei panni di chi ci sta ascoltando. Noi i eh, char veniamo Troppo spesso visti come lontani dalle persone, lo sappiamo. Eh? Eh, noi rappresentiamo le persone, ma eh, in tante aziende siamo ancora la direzione del personale. In tante aziende, come dire, non ci sono esattamente parole gentili nei nostri confronti. Lo sappiamo, ne siamo consci. Ecco, proprio uh, per questo motivo dobbiamo imparare a raccontarci. Dobbiamo imparare a raccontare ciò che faremo, dobbiamo imparare a raccontare ciò che abbiamo fatto ne, ne abbiamo parlato tra l'altro eh, proprio all'interno di Radical HR Club in un webinar molto, eh, molto bello secondo me molto profondo, molto pratico anche sull'employee advocacy con eh, Roberta Zantereschi che è una grande esperta di questi temi ed è uno degli expert di Radical HR Club noi abbiamo all'interno di Radical HR Club or ormai eh, più di 50 expert italiani e internazionali eh, portiamo regolarmente dentro so, personaggi di grande calibro abbiamo avuto poche settimane fa Raul Anton Quadrado che è il capo degli HR analytics nel recruiting di Automatic l'azienda che sta dietro WordPress praticamente dietro a qualsiasi sito internet che usiamo al mondo quindi eh, eh, personaggi di, di, di questo calibro e abbiamo personaggi italiani eh, di secondo me grande livello penso a Roberto Zantedeschi, a Giulio Beroni a Edoardo Bintazzane ehm, Matteo sola eh, ecco eh, non me ne vogliono gli altri che che, che adesso ovviamente non, non sto citando per, per dimenticanza adesso poi come dire eh, ringrazio anche, anche gli altri eh, ma quello che stiamo facendo è portare all'interno di radicali Shark club il meglio Uh, per la formazione uh, in campo ICHAR in Italia e il meglio delle esperienze in campo ICHAR internazionali per imparare anche non più a essere semplicemente autoreferenziali eh, e quindi eh, non più semplicemente guardare che cosa avviene in Italia ma imparare da ciò che avviene nel mondo e sono gli esperti internazionali e poi declinarlo con i nostri esperti italiani a, a livello appunto paese all'interno delle nostre aziende. Ecco, eh, vi ho fatto questa veloce digressione perché poi, insomma, eh, è, è sempre per me eh, importante eh, come dire, raccontarvi anche quello che stiamo facendo, penso anche ad altre cose che stiamo costruendo adesso con Luca Bozzato, con Federico Vigorelli Porro, eh, insomma, tutto questo, questo bel network di, di grandi esperti che stiamo cre creando in Radicali Chart Club. Eh, per me è, è importante eh, raccontarvi tutto questo. Per l'entusiasmo anche che è un po' su, su Radical HR Club eh, e per il valore che stiamo costruendo nella trasformazione proprio del ruolo e della funzione di HR e per far sì che eh, siano sempre di più gli HR in Italia che sono dei veri HR e Change Leader affinché. Eh, eh, Adesso non posso dire che tutti gli HR italiani eh, saranno degli HR leader con noi, però insomma, eh, Radical HR nasce per essere il punto di riferimento nella People Transformation in Italia. Noi nasciamo con un obiettivo eh, ambiziosissimo e, e ce la faremo eh, se, eh, come dire, eh, saremo veri partner di questa trasformazione. Ecco, eh, il racconto in questo caso lo sto facendo io di quello che facciamo noi, per eh, anche un po' darvi un esempio di come ognuno di voi deve fare il racconto di quello che sta facendo in azienda, deve fare il racconto dei propri successi e anche dei propri successi, eh, ma mai sulla percezione, sempre sui dati. Quando abbiamo lanciato Radical HR Club, il nostro obiettivo prima... era portare a bordo 100 HR, ne abbiamo portati a bordo 310. Eh, un grande successo, eh, eh, un grande successo non perché abbiamo detto ah bello, eh, 310 sono tanti, sono pochi, no, perché avevamo un obiettivo e l'abbiamo superato. Eh, oggi eh, il nostro, la nostra sfida quotidiana è l'engagement dei eh, nostri eh, iscritti. Molti mi dicono perché non sono sempre aperte le iscrizioni al Radical Shark Club, perché c'è tempo solo fino al 19 novembre, eh, perché eh, avete aperto le iscrizioni un mese a maggio e adesso un mese tra ottobre e novembre. Ma perché noi dobbiamo lavorare con gli share che poi sono iscritti? Non è che dobbiamo portare i share dentro ogni giorno. Dobbiamo concentrarsi sul loro engagement, sulla loro vera e propria trasformazione, sugli obiettivi che raggiungono all'interno delle le, eh, proprie aziende. Ecco che è lì poi la grande sfida. E quindi, come dire, potrò raccontarvi che Radical Share Club è un progetto di successo tra 6-8 mesi, quando. Dopo un anno oh, avremo tanti eh, HR, parte del nostro club, che ci dicono: Guarda, grazie al Radical Club, sono riuscito a fare questo, grazie al Radical Club, sono riuscito a fare quest'altra cosa, di nuovo misurazione dei risultati. E poi la certificazione di Future of Work Expert, che eh, ufficialmente tra, tra pochi giorni lanciamo all'interno del club. Beh, è un altro step. Noi vogliamo eh, avere. Eh, tanti Future Work expert perché diventano poi leader della trasformazione delle aziende. Quinto punto per essere veri leader della trasformazione, veri HR leader. Noi HR diventiamo dei change leader se siamo come dire, strumenti e incanalatori del cambiamento ma per farlo dobbiamo posizionarci sia all'interno dell'azienda, sia all'esterno come dei thought leader, dei thinkers, dei pensatori, come persone che si informano, si formano e si preparano ai nuovi trend del future work, che conoscono i problemi e che immaginano le soluzioni, che si confrontano con le migliori aziende nel mondo. Quando parliamo di Radical HR Club diciamo che è lo spazio in cui gli HR si formano e si confrontano per costruire insieme il futuro del lavoro. Ecco, questa è la grande sfida. Noi dobbiamo diventare degli ispiratori, dobbiamo lasciarci ispirare da altri e dobbiamo ispirare altri. È lì che facciamo la differenza. Ecco, questa è la grande sfida. Questo eh, è quello che noi dobbiamo fare per diventare degli HR leader. Ci eravamo dati una mezz'ora per questa diretta, siamo quasi alla fine. Lo scopo di questa live, di questa sera, era condividere con voi che cosa vuol dire essere un HR leader e come diventare un HR leader. E quello che stiamo costruendo all'interno di Radical HR Club per aiutare tutti i radical HR a diventare degli HR leader. L'ho detto e lo ripeto, siamo degli HR leader se impariamo a pianificare ad agire, a misurare, a raccontare e a ispirare. Siamo degli HR leader se attraverso tutto questo siamo veri agenti della trasformazione e del cambiamento delle nostre aziende. Siamo HR leader se contribuiamo a far sì che questo decennio, che è quello della people transformation, Cambi realmente il future of work, cambi realmente il modo di fare impresa, cambi realmente il modo di lavorare. Siamo HR leader se il successo a livello di business, di fatturato, di EBITDA delle nostre aziende diventa dipendente dalle azioni che noi facciamo per trasformare le nostre persone e le nostre aziende. È quello che volevo, come dire, eh, raccontarvi. in uh, questa diretta di questa sera è quello che eh, volevo condividere con voi eh, questa sera eh, in quella che secondo me è una trasformazione enorme che dobbiamo fare vi ricordo insomma che tutto questo poi lo facciamo all'interno di Radical HR Club www.radicalichar.it per iscriversi eh, vado a leggere un po' di, di commenti, di domande che sono arrivate, l'avrei fatto prima ma no, come dire, mi sono lasciato trasportare e sono andato per, per la mia strada eh, e, e vado a fare veloci commenti in questi ultimi 3-4 minuti insieme in un contesto sempre più complesso nuove esigenze del business arrivano spesso e improvvisamente e non sono prevedibili come si coniuga la complessità di questo mondo con l'esigenza di pianificare, pianificando gli imprevisti e quindi tenendo degli slot per gli imprevisti. Questo, secondo me, è un pensiero centrale eh, ed è, è, ed è la, vira, la vera sfida, lo dice anche. Eh, insomma, questo è il messaggio che ci arrivava da, da Paola Assunta e Giampiero Maone. Eh, risponde in questo modo anche a, a, a Paola eh, ancora un pensiero che arriva da Alessandra Rubinacci uno degli ambassador di Radical Social Club mi viene in mente eh, che anche l'assertività e la comunicazione efficace eh, ci aiutano a dire no, per esempio, a riunioni inutili, a prenderci il tempo per lavorare su un progetto. Quindi dobbiamo lavorare anche su quel tema ed è fondamentale. Ecco eh, la sfida per essere eh, veri HR leader è lavorare prima di tutto su noi stessi, sul nostro mindset. Mi viene in mente insomma il lavoro che stiamo preparando per gli iscritti a Radical HR Club con Federico Vicorelli Porro, che è proprio su oh, tutto il change che gli HR devono fare. Sentite, eh, ho provato a trasferirvi eh, un po' l'entusiasmo per Radical Char Club, un po' la sfida di ognuno di noi nel diventare i char leader, eh, e spero di avervi risposto nella maniera più esaustiva possibile qua Sotto dei commenti o direttamente come messaggio diretto a me eh, su LinkedIn o su, sulle altre piattaforme, tutte le vostre domande naturalmente sono benvenute e sono pronto a rispondervi. Eh, ma eh, come dire, non dobbiamo mai andare troppo oltre il tempo: tre minuti in più ce li siamo presi eh, questa sera. Adesso io lascio voi alla vostra serata. Le ultime cose di eh, lavoro e spero anche poi a una serata, come dire, con. I vostri affetti o le, o le vostre passioni eh, perché in quel life balance che, che dobbiamo raggiungere insomma eh, è importante eh, come dire trovare il tempo per tutte le nostre cose non trovare solo il tempo per essere degli HR leader e degli HR migliori vi ringrazio di essere stati con noi, di avermi seguito questa sera e ci rivediamo nei prossimi giorni con altre eh, dirette e per tutte le persone che stanno entrando in Radical HR Club ci vediamo all'interno del club da parte mia una davvero buona serata. フフフ。<music>